c'è una parola da Marcello che è quello che porta, diciamo. No, io non porto niente, che porto? Come non porti? Tu sei quello che è l'uomo di fatica, assolutamente. Di qualsiasi... fatica sì, ma le altre cose. Uomo di fatica. Poi abbiamo. Di Grotticelle, capo Vaticano. Come ti definisci invece tu a Cleto? L'uomo del. L'uomo del popolo. L'uomo del popolo, abbiamo l'uomo del popolo, aspetta. Marica, voglio pure a Marica, aspetta. Perché nella prologo è che cosa fa Marica? La vicepresidente. Sì, ok, vicepresidente sì, però diciamo dai. L'economa, quella che fa economia, fa quadrare i conti. Allora, soldi, quindi se avete bisogno di soldi dovete andare da Marica. Ok. Sì. Poi abbiamo da questa parte la moglie del Marcello. Ciao! Tu che fai? Cucina. Collaboratrice. Operatrice. Oh, operatrice, cucina e c'è. Vabbè. Biglietteria. Biglietteria. Biglietteria, ok. Poi abbiamo la figlia. Come la figlia cosa fa? Si rende utile la figlia. Si rende utile. Guarda i bambini, guarda la mamma cucina. E poi abbiamo lei, ovviamente. Che è esausta. La mia ultima stagione del presidente, se Dio vorrà. La presidente. L'ultima stagione. E chiaramente finalmente questa sera abbiamo chiuso gli eventi. Ecco, quindi stasera abbiamo chiuso gli eventi, quindi io domani questo video lo vedrete e saprete che questa sera abbiamo chiuso gli eventi, ma non vi diciamo che eventi sono. Torno da questa parte. Allora, quindi cosa facciamo invece da questa parte? Di cosa si occupa la signorina? Tutto fare. Anche lei tutto fare, ma perché è la figlia di Marcello, ecco perché tutto fare. Cioè, capito? Non a caso. Cosa facciamo da quest'altra parte invece? La miss. Come la miss, cioè, vabbè, abbiamo bisogno anche della miss ovviamente. E poi abbiamo Cristina. Ciao, buonasera a tutti. Diciamo che mi raccomando che ci sarà anche il trekking urbano, questo diciamo. E quindi anche quella data mi vedrete partecipativa e attiva. Ecco, quindi faremo il trekking urbano e a me e a Cristina ci vedrete attivi nel trekking urbano. E mi manca Eros, dovevi concludere. Tu cosa fai? Fai capire. Dai, beh, allora. guarda attentamente. Guardi attentamente. Lui organizza feste. Con i soldi degli altri. Guarda che a quanto ho capito servono soldi pure alla prodotta. No, no, tranquillo. Come no? Come non c'è su problemi. Quindi tu organizzi feste? Sì. Da luglio, agosto, settembre, ottobre. Chiamate solo me festoso. Ok, festoso. Allora, quindi fatemi un saluto, cari prologo. Luglio, agosto e settembre impegnati, mi raccomando, eh!